La pace dei santi sia con voi. Il 6 agosto la Chiesa celebra la festa della Trasfigurazione del Signore Gesù. La Sacra Liturgia Romana leggeva il brano evangelico riferito all'episodio della Trasfigurazione il sabato delle quattro tempora di Quaresima, mettendo così in relazione questo mistero con quello della Passione di Gesù. Lo stesso evangelista San Matteo inizia il racconto con le parole «sei giorni dopo», cioè dopo la solenne confessione di San Pietro Apostolo e il primo annuncio della Passione. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse sopra un alto monte, in disparte, e si trasfigurò davanti a loro. Il suo volto splendette come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. In compagnia di Gesù ci sono Mosè, che è la legge, ed Elia, a richiamo di tutti i santi profeti dell'Antico Testamento. Nell'episodio glorioso della Trasfigurazione c'è una netta contrapposizione all'agonia dell'orto del Getsemani. La Trasfigurazione di Gesù, che fa parte del mistero della salvezza, è ben degna di una celebrazione liturgica che la Chiesa, sia in Occidente che in Oriente, ha comunque celebrato in vario modo e in date differenti, finché Papa Callisto III elevò al grado di festa estendendola alla Chiesa universale. La Chiesa bizantina fu sempre affascinata dal racconto evangelico della Trasfigurazione, al punto che la sua festa liturgica fu istituita abbastanza presto, prima del IV secolo, epoca in cui l'imperatrice Elena fece erigere sul Tabor una basilica della Trasfigurazione. In conseguenza di ciò furono composti dei testi liturgici per la festa. Auguri a quanti il 6 agosto festeggiano il compleanno, l'anniversario del battesimo, del matrimonio, dell'ordinazione sacra, della professione religiosa o qualunque altra felice ricorrenza.